Salento vanta una lunga vita di insediamenti medievali che nel corso dei secoli hanno popolato le campagne a ridosso delle città, attivando un'importante economia agricola che ha sfamato questa regione per lungo tempo, oltre a diffondere l'arte a livelli sublimi. Uno di questi insediamenti si trovava appena a nord di Lecce, sulla strada che ancora oggi porta verso Brindisi. A raccontarcelo il professor Antonio Costantini, uno dei massimi esperti di architettura rurale del territorio, che ci accompagna proprio lì nel feudo di Cerrate. All'interno di questo feudo così esteso, così ricco, che è appunto il feudo di Cerrate, intorno alla prima metà del 1100 sorge l'abbazia, ma sorge probabilmente, almeno da quello che è venuto fuori dagli scavi archeologici, sorge su un sito preesistente, su un insediamento preesistente, che probabilmente era il casale di Cerrate. Cioè le tombe che hanno portato alla luce recentemente queste sepolture, la presenza di un frantoio, la presenza di tracce di fondamenta, di altre strutture all'interno del recinto dell'abbazia, fanno pensare che l'abbazia sorge proprio su un insediamento di epoca bizantina, probabilmente un casale di epoca medievale. Se poi tutto il casale fosse raccolto all'interno di questo recinto dell'abbazia stessa, non sappiamo ancora, probabilmente era ancora più esteso, c'era qualcosa fuori, ma ancora prima probabilmente c'era qualche insediamento di epoca romana. La presenza della strada importantissima, la via Traiana Calabra, le tracce di centuriazione, le tracce di strade antiche che passano proprio nei pressi dell'abbazia, fanno capire che questo è un nodo viario sul quale si attesta l'abbazia intorno alla prima metà del XII secolo. E questi monumenti preistorici, dicevo prima la Specchia di Cerrate, probabilmente in epoca normanna diventa una motta, cioè un punto di osservazione. Su questo cumulo di pietre viene costruita una struttura in legno per poter meglio osservare e controllare il territorio. Quindi l'abbazia nasce in questo contesto, certamente su un sito, sull'insediamento preesistente. Cioè le tracce di buche di pali che probabilmente risalgono all'età del ferro, c'è altre testimonianze che vengono continuamente alla luce con gli scavi archeologici, e l'abbazia è una testimonianza significativa di una abbazia che nasce secondo i modelli delle abbazie bizantine, abbazia italo-greca, cioè proprio perché si ispira, copia quasi i modelli delle abbazie di altri insediamenti del Mediterraneo. Questo ci fa capire l'importanza di questo sito, che non è l'abbazia isolata, cioè l'abbazia che nasce in un contesto ricchissimo, prima come chiesa, successivamente viene addossato il porticato, viene addossato anche il loggiato con le colonne, con i capitelli molto belli che rappresentano alcuni, addirittura uno in particolare rappresenta forse un viandante, forse un pellegrino che è assalito da animali selvatici. Tutto intorno all'abbazia una serie di strutture, probabilmente una torre di difesa. Come molte abbazie c'era anche qui una torre di difesa a difesa dell'abbazia. Abbiamo altre testimonianze, l'abbazia di San Nicola di Macugno, l'abbazia del Mito, che avevano una torre di difesa. Quindi anche qui c'era una torre di difesa, che la troviamo poi ben rappresentata in un disegno della platea del 1690, che sicuramente riprende motivi di epoche precedenti. All'interno dell'abbazia i frantoi sotterranei, i frantoi ipogei. È logico che con 18.000 alberi d'olivo, soltanto facenti parte della masseria dell'abbazia di Cerrate, oltre agli altri 50.000 che troviamo intorno, che facevano parte delle altre masserie, avevano bisogno di strutture per la lavorazione delle olive. E nascono addirittura due frantoi, uno preesistente,
che a mio avviso potrebbe essere quella famosa grotta che secondo la leggenda il conte Tancredi incontra la cerva con il quadro della Madonna, che poi scopriamo dopo che non è il quadro della Madonna ma invece la figura di Gesù Cristo tra le corna della cerva. E la leggenda dice appunto che Tancredi, mentre andava a caccia, si ferma perché vede questa cerva, mentre è intento a colpire la cerva che compare con questo quadro della Madonna, che poi, dicevo appunto, dagli studi più recenti si è capito che non è la Madonna ma invece Gesù Cristo. Questa leggenda però viene riportata da tutti gli studiosi dall'Ottocento, ma ancora prima, forse anche il Galateo ne parla, fino agli ultimi studi, fino a quando non sono state fatte le scoperte più recenti, le scoperte archeologiche. L'abbazia rimane comunque un luogo importantissimo al centro di questo recinto, dove appunto c'era la torre, c'erano i frantoi, c'erano le case per la lavorazione, c'era il mulino, c'erano gli studi, c'erano gli alloggi per i monaci. Come hanno capito gli archeologi che l'abbazia nasce intorno al 1133? Da un'epigrafe incisa sulla facciata della chiesa dell'abbazia, fu letta da Giacobbo anni addietro, dalla quale si deduce che il primo monaco dell'abbazia era appunto un personaggio che dovrebbe risalire al 1133-1135 circa. La ricchezza dell'abbazia è certamente un fatto singolare, cioè gli affreschi interni, il portale soprattutto, che probabilmente, secondo alcuni studiosi, è stato addossato dopo la costruzione della chiesa. Questo portale che rappresenta una scena ricchissima dell'Annunciazione, della Natività, quindi è anche questo è molto importante. E poi all'interno una serie di affreschi, la scena raffigurante appunto il conte Tancredi, Sant'Eustachio che ammazza il serpente, il drago, e invece Tancredi che caccia la cerva. Cioè scene bellissime che rappresentano un po' la storia, ma anche la leggenda di questa abbazia. Fino a quando l'abbazia non viene completamente abbandonata come struttura religiosa, come insediamento religioso, e rimane una struttura, diciamo, a carattere agrofondiario, una masseria. Una masseria viene abitata appunto da massari, tant'è che nel 1700, quando i turchi arrivano in questa zona, fanno preda di gente che c'era nella masseria, cioè non erano monaci più, era gente, i massari, con gente che lavorava nella masseria. Il frantoio ipogeo, il più vecchio, dicevo, probabilmente è proprio una grotta preesistente che viene poi adattato a frantoio ipogeo, a trappeto. Quindi la leggenda probabilmente corrisponde a qualcosa di esistente. Una grotta probabilmente c'era ed era probabilmente proprio uno dei trappeti, quello più antico. Bisognerebbe leggere bene la pianta, la struttura di quella grotta. Tutto questo significa che gli studi che stanno conducendo l'Università di Lecce, l'Istituto di Archeologia, dovrebbero ancora continuare per dare risposte più concrete, che certamente usciranno, perché dagli scavi e da tutto quello che c'è intorno non è soltanto l'abbazia, il recinto interno, ma è tutto quello che c'è intorno che certamente ci darà notizie più importanti.